Valdarno Jazz 2013, siamo in compagnia di Roberto Gatto per questo concerto in trio che vede stasera un ospite speciale. Come nasce l'incontro con Felder? Nasce dunque in America in realtà, perché io da un anno e mezzo frequento molto più regolarmente New York, ho comprato anche una casa, quindi la mia attività artistica e professionale si muove anche lì. Inevitabilmente ho avuto degli incontri con musicisti molto interessanti, in particolare Near. L'ho conosciuto ad una jam a casa di un amico, è una cosa che è una pratica che a New York si usa molto fare, quella di suonare nelle case. Quindi non avevo idea all'epoca, tra l'altro più di un anno e mezzo fa, ma era ancora molto giovane, lo è ancora, ma all'epoca ancora di più. E mi colpì molto appunto questa figura, comunque questo chitarrista molto moderno, che poi appunto è allineato perfettamente a tutta una serie di musicisti che operano a New York della nuova generazione. E dopo un po' appunto ho pensato, frequentando molto New York, di avere una band disponibile lì, ogni volta che vado magari di poter contare su un gruppo lì piuttosto che cercare di portare qualcosa dall'Italia, sarebbe molto complicato. E allora ho riunito un quartetto, ho chiamato appunto Nina alla chitarra, Melissa Aldana, che è una sassofonista cilena che vive a New York anche lei, e Joseph Lepore, che è un contrabbassista italo-americano che vive a New York da molti anni. E quindi niente, poi siccome Nir veniva in Italia quest'estate per i seminari di Siena e per altre cose, dove sarò anch'io tra l'altro. Quindi avete colto l'occasione per fare questo... fatto sapere, quindi avevo questi due concerti subito prima dell'inizio dei seminari di Siena, che saranno dopo domani, suoneremo stasera qui e domani alla Casa del Jazz a Roma, e poi ci muoveremo appunto a Siena per una settimana di masterclass insieme. Ok, quindi la domanda è d'obbligo, dove ti piace più stare, a New York o in Italia? Mi piace stare ovunque nel mondo a suonare, quindi mi piace suonare fondamentalmente. Suonare a New York e vivere lì è una dimensione sicuramente molto stimolante, forse devo dire in questo momento più stimolante che stare qui, perché c'è una scena molto viva, c'è una realtà musicale che non è mai cambiata, tra l'altro, non è che ora è meglio di New York, è abbastanza risaputo essere un luogo che è un po' una meta per tutti i musicisti che si muovono in tutto il mondo per andare lì, farsi conoscere, farsi sentire, studiare, e quindi evidentemente anche per me, anche se ho studiato già, però continuo a farlo e almeno ho ricominciato a farlo ogni volta che vado lì, quindi mi piace molto, mi stimola molto, forse un po' di più che stare in un paese che sta vivendo un momento difficile per la musica, per la cultura in generale. La crisi c'è ovunque, c'è anche negli Stati Uniti da molti anni, però devo dire che questa crisi lì investe meno forse il settore della cultura, cioè lì la musica va avanti, le arti vanno avanti, magari seppure con poche sovvenzioni, però non si ferma mai la macchina della musica, cosa che invece succede qua. Quindi posso solo dire che io vado con molto piacere e continuerò ad andarci, avendo anche la fortuna di avere questa casa, quindi posso stare tranquillo. Senti, hai suonato con i più grandi musicisti esistenti, chi manca a questa lunga lista? Ne mancano evidentemente molti. Un nome? Proprio tre giorni fa ho ascoltato Wayne Shorter a Roma. Ecco, Wayne Shorter è uno dei musicisti che non ho incontrato e probabilmente non incontrerò, però mai dire mai. Però uno dei musicisti che ho sempre amato e che mi piacerebbe potessi avere la possibilità di fare qualcosa insieme. Lui sicuramente è quello che mi piace di più, mi è più vicino nelle scelte e nella direzione della musica che mi dai gruppi. Ok, tu hai composto anche delle colonne sonore, c'è un film nella storia del cinema nel quale avresti voluto mettere il tuo zampino? Io sono un fan dei compositori di musica da film, ovviamente senza tralasciare, anzi
privilegiando in qualche modo i nostri autori, perché sono tra i più stimati e i più bravi nel scrivere musica da film, quindi Morricone, Tovaglioli ed altri. Sicuramente però se avessi potuto avere la possibilità di scrivere, avrei scritto per Alfred Hitchcock, cosa che ha fatto Bernard Herrmann, che forse per me il più grande compositore di musica da film. John Williams è anche un altro che non scherza. Ce ne sono anche altri, recentemente, almeno da un po' di anni, Danny Elfman, che è quello che sta scrivendo quasi tutti i film di Tim Burton, anzi tutti, e non solo, è uno dei compositori nuovi più interessanti. Mi piacerebbe intraprendere quella carriera lì, magari fra un po' di anni, quando andrò in giro un po' meno frequentemente di ora. Comunque è un lavoro molto complesso scrivere musica per film. La mia domanda successiva era proprio su che cosa fare da grande, perché ultimamente ti sei affacciato anche al progressive, quindi che cosa vuol fare Roberto Gatto da grande? Jazzista o qualcos'altro? Il jazzista in senso lato, sì. In senso generale, quello sempre. Il progressive entra in una delle mie passioni, che tra l'altro avevo quando ero molto giovane e che ho ritirato fuori appunto in tempi recenti con un progetto molto bello, che purtroppo appunto a causa del fatto che esiste una crisi molto profonda non si riesce a portare in giro, perché è un gruppo numeroso, un gruppo fatto di 8 persone, quindi assolutamente antieconomico in questo momento. Per questi tempi, sì. Però, come dire, da grande dovrò continuare a suonare il più possibile e magari invece alternare la mia attività di concertista anche all'attività di didatta, che è una cosa che sto facendo al conservatorio già da 5 anni e che mi appassiona moltissimo. Insegnare ai giovani, insegnare in generale ai giovani soprattutto, che vogliono sapere qualcosa di più appunto del jazz, di questa musica meravigliosa, è una delle cose che mi appassiona di più. Quindi lo voglio fare, lo voglio continuare a fare, spero di mantenere la mia cattedra a Roma, Santa Cecilia. È un lavoro molto prestigioso, che mi tiene molto occupato, anche insieme al fatto di andare in giro. È impegnativo, ma anche di grande soddisfazione. E a proposito di giovani, l'ultima domanda è proprio indirizzata a loro. Se dovessi scommettere su un giovane talento del jazz italiano, quale nome faresti oggi? Ce ne sono diversi di giovani, quelli che sono stati segnalati più o meno sono un po' quelli che alla fine stanno facendo una buona carriera. Mi riferisco in particolare a Fabrizio Bosso, a Francesco Cafiso, a Lanzoni, che comunque suona con te, ovviamente, che suona anche con me. Enrico Zanisi, un altro ottimo pianista, insomma ce ne sono. Poi io sono sempre stato molto attento e molto vigile sul fatto di capire le nuove realtà. Infatti una delle cose che ho sempre fatto è stata quella di seguire le orme di questi giovani e poi di chiamarli a suonare nei miei gruppi. L'ho sempre fatto e continuerò a fare, perché i giovani evidentemente portano nuove idee e comunque portano freschezza alla musica. Questa è una cosa che ci hanno insegnato i grandi del jazz. Miles lo faceva, Blackie lo faceva, tutti questi musicisti si sono sempre guardati intorno e hanno preso le realtà più interessanti e più fresche, poi li hanno fatti diventare grandi, poi alla fine sono diventati a loro volta dei leader. Certo. Però questo è un percorso, diciamo, abbastanza obbligato, quindi io continuerò a guardarmi intorno, mai fermarsi appunto, e chiudersi dentro una gabbia, ma guardare sempre oltre, perché c'è sempre qualcosa di molto interessante. Ci saranno sicuramente altri musicisti, ogni tanto ne esce fuori uno, soprattutto in questi seminari dove andremo io e Nir, per esempio a Siena, dove tra l'altro conosciamo Alessandro Manzoni. Di solito ogni anno diciamo, ne escono fuori in generale 3-4 che si fanno notare. Spero che anche quest'anno sarà la stessa cosa, quindi avremo modo di annotato sul bene. Grazie Roberto, ti lasciamo preparare per il concerto, ti ascolteremo, grazie, ciao.